Il mismatch nel lavoro colpisce l'economia del paese, la ministra Calderone denuncia. Nel 2022 la carenza di figure professionali è costata 37 miliardi. Difficoltà nei cantieri del PNRR. Piena ripresa del turismo italiano, nel primo bimestre presenze in aumento del 45% e boom di stranieri in crescita del 70%. L'Istat prevede nel 2023 il sorpasso sui livelli prepandemici. La produzione industriale in Italia cala a marzo dello 0,6% su base mensile e del 3,2% sull'anno. In controtendenza la fabbricazione di auto in crescita del 36%. Gruppo SMET sempre più green, presentato oggi in anteprima nazionale l'esclusivo veicolo a trazione termica Iveco Fuel Hero. Emissioni di CO2 più basse di sempre. Forte maltempo sull'Italia, allerta rossa in Emilia-Romagna, criticità a Bologna e Ravenna. Allerta gialla in altre 12 regioni, chiusa la statale Silamare in Calabria.